Ciao a tutti e bentornati sul canale. Anche oggi vi propongo un umani contro elfi della notte. Perché ho trovato questo replay di Moon e Moon è uno dei miei giocatori preferiti, quindi veramente non potevo non farvi vedere questa partita perché tanto io comunque se l'avevo vista, allora tanto vale che mentre la guardo la commento. Allora, tra le altre cose, ho messo, come si era detto nei commenti, le impostazioni su mostra barre vitale unità danneggiate, quindi adesso si dovrebbe vedere. E si parte e i giocatori di oggi sono appunto Moon, giocatore elfi della notte, tra i più forti del mondo, non solo come elfo della notte, ma anche come giocatore di Warcraft 3, che ha vinto veramente di tutto, eccezionale. E poi dall'altra parte invece abbiamo Romantic, che è un umano molto forte, molto attivo anche in questo periodo. E un'altra cosa che volevo chiedervi, se avete delle preferenze con le partite da vedere. Io ultimamente vi faccio vedere spesso gli umani, ma devo dire la verità, io ultimamente mi capita di vedere delle partite di professionisti e indipendentemente dalla razza che gioca, c'ho sempre molto piacere a guardare giocare, sia che sia, che ne so, orchi contro elfi, o non morti contro umani, o non morti Struttura contro completata, orchi, insomma struttura qualsiasi cosa. completata. Ecco, voi proponetemi un matchup e io poi cerco di riproporlo in game. Allora, vado un attimo avanti veloce dopo questa introduzione perché Struttura tanto completata. almeno all'inizio vedremo fare un po' Struttura di esperienza completata. sicuramente. Cambio Ecco qua, posizione. esperienza per quanto riguarda Moon con il custode del boschetto, esperienza per quanto riguarda anche Romantic, che si è fatto questo creep qui aiutato dalla milizia. Quindi la cosa mi fa pensare, ecco appunto, Nostra che missione sta sta per arrivare andando. una seconda base, tant'è che l'aveva lasciati lì. Allora, fa comunque sia un albero della vita anche Moon, Struttura quindi entrambi sommersa. decidono per espandere. Il custode del boschetto è un eroe eccezionale contro gli umani, quindi se utilizzate Elfi della Notte meditate a farlo. E l'ultima partita si era visto un Demon Hunter in questa mappa, non so se vi ricordate, e un Demon Hunter molto forte perché va a bruciare il Il mana nostro del sangue nostra giocatore struttura. umano. Però custode del boschetto può evocare dei Trent, che sono comunque sia delle unità in più e fanno sempre comodo, e può fare le radici, che va a intrappolare, ecco come vedete in questo caso, un'unità che non può né attaccare né muoversi. Molto, devo dire, fastidioso questo attacco di Romantic, che va a mirare l'albero della vita, e ora deve fare di tutto per non perderlo quest'albero della vita. Deve fare di tutto per non perderlo, infatti ecco, vediamo ancora radici. Vediamo ancora. Ah, vedete, alla fine cade questo albero della vita. Era quasi finito, ma comprando un sacco di tempo riesce a buttarlo giù. Bella azione di Romantic. Si dice anche buy time, comprare tempo, ma perché? Perché il tempo ha un costo in questo gioco. È vero che lui ha comprato un sacco di tempo distruggendo l'albero della vita di Moon, però ha perso Fanti. Ok, lo stesso Arcimago ha perso tempo, perché abbiamo un Arcimago ancora di livello 1 contro un custode del boschetto di livello 2 che è quasi livello 3. Quindi bisogna anche capire come e quando comprare questo tempo e se conviene appunto comprarlo. In questo caso vedremo se quello che ha fatto Romantic avrà di fatto un risvolto positivo per lui oppure no. Comunque, eccoli qua, gli elfi della notte pronti ad attaccare questa seconda base. Una torre arcana che sì, è molto forte contro gli eroi, ma poco contro l'unità. Infatti, vedete l'intelligenza di Moon nel mandare avanti le unità che, se anche vengono colpite dalla torre arcana, non succede niente perché subiscono pochissimi danni e il mana non gli viene bruciato. E nel frattempo viene rimessa in produzione un'altra seconda base per Moon. Quindi, momento molto difficile questo qui per Romantic, che si deve difendere ed è costretto a chiamare la milizia. Tra l'altro, anche una segheria per incrementare la raccolta della legno, con addirittura la raccolta della legno migliorata perché avrà bisogno di tanto legno da questo momento in poi. Va bene, godiamoci questo scontro dove dovrebbe prendere il livello 2 l'arcimago. Vediamo. Ricerca completa. Invisibilità per qualcuna. Ah, non so quanto conviene in questo momento, infatti, stavo dicendo, non so quanto conviene evocare questo elementale. Mi è convenuto alla fine, gli è convenuto perché comunque sia
Per distruggere l'elementale, quel troll sacerdote dell'ombra si è dovuto fermare ed è riuscito poi ad andarlo a focussare con l'arcimago. Quindi, ok, punti esperienza praticamente gratuiti per il custode del boschetto, ma d'altro canto ci ha guadagnato un po' di punti esperienza anche lui uccidendo quel sacerdote, che comunque sia costa 195 d'oro, mi pare. Comunque arriva anche la naga. E il tier 2 di Romantic invece è ancora parecchio lontano, quindi dovrà soffrire ancora un pochino questo pressing da parte dell'elfo, che con questa naga e questo custode del boschetto a questo punto custode veramente fortissimo. Ora può lanciare le radici, può evocare i Trent, può fare veramente di tutto. Qua decide di utilizzare le radici sul Fante. Tra l'altro abbiamo delle radici di livello 2, eccole qua, radici avvolgenti. Ah, un'altra cosa, non so se ve l'avevo già detto, è buona norma quando andate a costruire delle torri, costruire delle strutture davanti alle torri. Quindi se ammettiamo costruite una torre in questo punto, metteteci una, che ne so, una fattoria, una fucina, una volta arcana davanti, quello che vi pare, però ecco, non lasciate le torri completamente così alla mercé del nemico, perché sono facili da focussare. Vedete quanto è forte questa struttura? Fare una segheria vuol dire incrementare notevolmente la raccolta della legna, e serve tantissimo quando i braccianti sono relativamente pochi e andando poi a fare un'espansione si finisce magari almeno nelle prime fasi per rimanere un pochino sotto di risorse. Allora, qual è ora il problema di Romantic? Che ha sì fatto perdere un po' di tempo a Moon distruggendo quell'espansione che era in produzione, però in questo momento Moon ha il controllo della mappa, quindi può fare tranquillamente esperienza in modo pressoché gratuito. E quindi ora quello che sta facendo Romantic è molto intelligente, sta facendo esperienza anche lui in una parte lontano dove pensa possa essere appunto l'elfo della notte, che a questo punto decide di ritornare all'attacco con una naga a livello 2 e un custode del boschetto che inizia già ad arrivare ad un buon livello 3, a metà del livello 3. L'arcimago, d'altro canto, ancora non ha neanche livello 3, è a metà del livello 2. E vengono messe in costruzione archibugieri, incantatrici. Vediamo, comunque si arrivano le driadi che sono molto forti anche contro le incantatrici, contro gli elementali, perché hanno il dispel le driadi, e oltretutto sono ottime unità. Vediamo adesso quale sarà la risposta. Secondo me Moon proverà sicuramente una tech ad orsi il prima possibile. Orsi e driadi sono un'ottima, ottima, ottima combinazione contro gli umani, che di solito viene diciamo la risposta a orsi e driadi è tutto un mix di caster, archibugieri, mortai. Se invece vi vedete arrivare i giganti della montagna, vi conviene sparare i cavalieri. Andiamo un po' avanti veloce. Ok, questa va bene, è una fase dove i vari giocatori cercano di accumulare esperienza e livellare i loro eroi. È un problema in questo momento per l'arcimago andare ad evocare gli elementali, che sono pressoché inutili. Sono pressoché inutili gli elementali. Non ha molto senso farli proprio perché verrebbero subito distrutti, vediamo un po', dalle driadi. Vediamo. Bravissimo, bravissimo. Qua Romantic, ora io non le vedo le cose a volte, ma io penso che il dispel e le dredi lo abbiano imparato. Non so se voi conoscete qualcosa in stile StarCraft 2, che c'è un esempio di StarCraft 2, se si preme, penso a D, si vedono tutte le cose che sono in produzione in quel momento. Comunque, ottimo l'utilizzo delle incantatrici, perché il custode del boschetto era leggermente indietro, quindi ha utilizzato il rallentamento sul custode, e tutta l'armata ovviamente ha dovuto rallentare e fermarsi per andare a salvare il custode, e non solo. E non solo, perché c'era anche il devastatore.
Va bene, che comunque sia, poi alla fine si è salvato. Non è un devastatore, si chiama Secatron, che scusate, comunque è molto forte perché permette di incrementare tantissimo la raccolta della linea. Mi pare che ogni giro porta 200, vediamo un attimo. Sono curioso, vediamo un po'. Vediamo un po'. Ah, non lo fa vedere. Va bene, ok. Comunque, eccolo qua. Ora è Moon a comprare il tempo. Ora è Moon a comprare tempo. Vedi, uccide il mortaio, che è fortissimo contro le driadi. Lancia un po' di trente per guadagnare un po' di tempo nella mineral line del giocatore umano. Allora, qual è il punto? Il punto è che a tier 2 l'umano con tutti questi caster e gli archibugieri Sono qui per purificare può dire la questo sua. mondo. Non può fare altrettanto l'elfo perché soltanto con le driadi non ha la risposta ad un'armata di questo tipo. Quindi che cosa succede? Succede che almeno finché non ha un certo numero di orsi sufficiente per avere una front line solida, si cerca di appunto guadagnare un po' di tempo. Eccoli qua, Nostre questi forze sono sono i sottoattacco. draghetti. Sento odore Ok, di i lucidità. draghetti sono la counter perfetta, eccezionale, contro qualsiasi tipo di caster, soprattutto quelli umani che hanno veramente poca vita. O in realtà i caster in generale hanno poca vita, però ecco, Nostre quando me forze le sono sotto fanno è attacco. veramente difficile, anche perché nel momento in cui si trasformano, poi tirarli giù è complicato, la loro armatura aumenta e infatti molto intelligentemente quello che fa Romantic Nemico è fare nemici. già qualche macchina volante, qualche girocottero. Nostre forze Ok. sono sotto attacco. Bellissime. Bellissime queste unità, proprio il design che sta dietro Nostra queste città è sotto unità è assedio. favoloso. Faccio un attimo uno zoom perché, cioè, questi tizi che con l'occhialoni da aviatore che volano, spettacolari, assolutamente spettacolari. Ok, si continua ad andare avanti. Partire a questo punto totalmente in equilibrio tra i due giocatori. Nostra città è Vediamo. sotto assedio. I nostri guerrieri stanno affrontando il nemico. Ah, Ricerca stava completata. arrivando. Allora, non penso che questo teletrasporto sia stato fatto per salvarsi da quei trente. Penso più che altro che sapeva di essere completamente fuori posizione, Romantic, e non voleva rischiare uno Il scontro dormiente si è contro svegliato. Moon in quel momento. Ci sono 5 di Nostre cibo di forze sono sotto differenza. attacco. Ed ecco che arriva l'attacco. A questo punto, addirittura potrebbe direttamente andare ad attaccare le torri. Vedremo. Comunque vedete come è bella, che bel mix che ha il giocatore umano. C'è di tutto in Guerrieri questa stanno armata. Ci affrontando il sono nemico. incantatrici, ci sono spezza incantesimi, fanti, sacerdoti, archibugieri, girocotteri, penso anche qualche mortaio. Sì, eccolo qua. C'è di tutto in questa armata. C'è di tutto. Proprio perché serve di tutto per andare a counterare driadi, orsi e draghetti. I nostri guerrieri stanno E affrontando il guardate un nemico. po' che cosa arriva, geniale a questo punto Moon, vedete, botta e risposta, sembra quasi una partita di scacchi. Arrivano gli ippogrifi, che sono forti contro le unità aeree, quindi gli ippogrifi se la giocano, I diciamo nostri così, con i guerrieri stanno girocotteri. affrontando il nemico. Ricerca completata. Ok, quest'orso sicuramente verrà teletrasportato in base, eccolo là. Chi rimane indietro c'è sempre un metodo per salvarlo. C'è I nostri un guerrieri bastone stanno della affrontando il conservazione sia nemico. per la naga sia per il custode del boschetto. Battere! Mentre qua abbiamo ancora il tier 2, quindi non c'è dall'altra parte per il giocatore umano. Però anche nell'ultima partita che abbiamo visto la necessità di andare a tier 2 non l'abbiamo vista. Cioè per il momento l'umano se ne può stare appunto a tier 2 senza necessità di andare a tier 3. Sarebbe un costo che in questo momento può evitare. Però ha tanti, tanti soldi accumulati. Vediamo come decide di spenderli. Lo vedete, era andato un attimo sopra, ha subito ritolto l'unità in produzione. Ha una pergamena della guarigione. Ha due pergamene della guarigione, una pergamena della bestia. Sta investendo in pergamene. Buono, ovviamente è un Nostre forze classico, sono no? sotto Quando attacco. state per superare diciamo il costo di mantenimento, piuttosto che sorpassarlo,
comprate delle pergamene, utilizzate questo dei accumulati per qualcosa che comunque sia serve molto alla vostra armata. Qua che cosa si fa? Molto intelligentemente, mentre con l'arcimago ci si difende, semplicemente si fa un bel level up al Mountain King, che sarà fondamentale nei successivi scontri contro l'elfo, perché dovrà andare ad assorbire il grosso dei danni di questi orsi. Il Mountain King è la principale fonte di, diciamo così, di tank che ha l'umano, è la principale melee. Mentre l'arcimago può rimanere nelle retrovie, quindi stare abbastanza al sicuro, il Mountain King non ha questo privilegio, questa fortuna. Il Mountain King è lì davanti a tirare martellate nella speranza di reggere quest'urto, che potrebbe arrivare da un momento all'altro. Comunque intanto continua ad infastidire. Ecco qua, passione del teletrasporto. Per rimettersi in posizione, compratelo, è utile. Io ogni tanto lo uso, dipende sempre dalla situazione. I professionisti lo usano spessissimo. In questo frangente era molto utile il bastone del teletrasporto, perché ti permette di andare a fare un po' di ti permette di andare a infastidire l'avversario, però allo stesso tempo, qualora poi l'avversario ingaggi l'armata o qualcosa di questo tipo, si può utilizzare per arrivare subito nell'armata principale senza utilizzare un teletrasporto. Tra le altre cose, il bastone, eccolo qua, del teletrasporto, ha anche il grande pregio di teletrasportarsi laddove ci sia una semplice unità. Comunque, vi faccio vedere questa base spettacolare che non penso, ecco, vedete, Romantic non l'ha vista. Questa base, se inizia ad estrarre parecchio, potrebbe voler dire sconfitta per Romantic, potrebbe voler dire sconfitta, perché l'incom è tutto, in questo gioco. Ovviamente non è tutto, perdonatemi, però è molto importante. Quando si è in parità, avere un'economia più forte ovviamente è un vantaggio enorme. In questo caso loro sono praticamente in parità, eroi molto simili, una quantità di armata molto simile. Quindi nel momento in cui c'è un grosso scontro, si va a perdere tante unità, chi è più ricco può più facilmente andare a ricostruire la sua armata. E addirittura in alcuni casi chi è più ricco può anche permettersi di arrivare a 100 di cibo. Cosa che sta facendo in questo momento Romantic? Scelta interessante. Io devo dire la verità, probabilmente non me la sarei sentita di superare gli 80. Lui invece lo fa. Lo fa, si vuole prendere tutto il vantaggio che può. Intanto guardate qua. Moon gioca su tantissimi fronti, su veramente tanti 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 fronti, e infatti arriva il teletrasporto. Guardate com'è bello questo teletrasporto che va letteralmente a tagliare l'armata dell'elfo. Perfetto, perfetto. Sapeva dove sarebbe andato, immaginava il tutto e se non era veloce a fare il teletrasporto vedeva pure qualche orso. Intanto questo custode è di un fastidio incredibile, continua a rimanere sulle espansioni in modo veramente pesante. E la cosa bella in questo momento per Moon è che questo fastidio è talmente continuo che da questa base ormai abbiamo estratto già, penso, 1500 di oro. Penso che siano a 12.000 le basi. Intanto ecco qua, teletrasporto anche per lui, 12.000 sono le basi. Quindi ha già estratto parecchio, ha già estratto parecchio. E Romantic non ha scelta, deve cercare l'ingaggio il prima possibile, perché ora, avendo una terza base, Moon, ogni minuto che passa è un vantaggio per lui. Guardate la differenza di risorse. È normale, a questo punto deve per forza ingaggiare, deve cercarlo questo ingaggio. Però devo dire, l'umano è stato fortissimo, un'armata pressoché perfetta. Eccolo qua, che invia l'invisibilità. C'è veramente di tutto. È un'armata perfetta quella dell'umano. Perfetta, perfetta, perfetta. Contro questi girocotteri sarebbe stato utilissimo un panda.
dico la verità, un panda qua avrebbe fatto strage. La scelta della naga potrebbe voler dire tanto, eh. Potrebbe voler dire tanto la scelta della naga in questo frangente, perché un panda inizia a lanciarti aliti infuocati e questi girocotteri cadono. Ma ora oggettivamente come li tiri giù tutti questi girocotteri? L'umano ha il controllo dei cieli. L'umano ha il controllo dei cieli. E finché ha il controllo dei cieli, questi draghetti possono fare poco e i caster possono fare tanto. Infatti, che cosa fa Moon? Continua a prendere tempo, continua a prendere tempo, tantissimo tempo, va nella base, mira lavoratori, tiene l'umano lontano dalla sua di base nel frattempo. I nostri guerrieri stanno affrontando il nemico. È un gioco pericoloso quello che sta facendo l'elfo, però è un gioco pericoloso anche quello dell'umano che continua a non riuscire ad attaccare direttamente la base dell'elfo. Deve attaccarlo. Siamo già a 3000 in questa base, 3000 di oro presi, tant'è che vedete qua lui va anche a scoutare, no? Perché giustamente con i girocotteri vediamo un po', vedi che c'è questo albero che sta arrivando, ma secondo me lui non immagina minimamente che da questa base Moon stia già estraendo da un bel pezzo. E secondo me quella base potrebbe voler dire tanto. Cioè, quest'albero va bene, non penso che lo salverà. Proverà a fare qualcosa. Ci prova? Wow! No, arriva semplicemente con il custode del boschetto. I ippogrifi che provano ad attaccare questi girocotteri. Potrebbero riuscirci. Vediamo un po', ci sono parecchi archibugieri, c'è da dire. Però cadono! Cadono! Cadono veramente tanti girocotteri in questo scontro aereo. Gli ippogrifi si fanno veramente valere tantissimo. E concentriamoci invece qua, dove tra martellate e bufere la partita è tutta da giocare. Però guardate, l'umano sta reggendo per il momento in colpo, ma piano piano questa front line viene mangiata dall'elfo. Ha retto il colpo. Ecco che arrivano i draghetti, difficilissimo a questo punto avanzare con i caster in questa posizione. E si è salvato addirittura l'albero della vita. Ricerca completa. Signore e signori, questo è Moon, si è salvato addirittura l'albero della vita. Io penso che semplicemente quando avrei visto un'armata di 100 psidi umano arrivare sull'albero della vita, che sa che c'è, pigliatelo. Io nel frattempo cerco un'altra posizione per ingaggiare, invece ho cercato l'ingaggio. E ne è uscito fuori anche un bel ingaggio da parte di Moon, che a questo punto sale di armate, arriva a 80, 5 il custode del boschetto, 5 la strega del mare, 5 il mountain king, 4 l'arcimago. Ecco qua, finalmente mi sa che ha visto, vediamo un po', eccola qua, finalmente ha visto e si rende conto che è un gran problema, perché siamo già a 8000, quindi siamo già arrivati a più di 8000 rimanenti, 7800, quindi stiamo parlando di parecchio quello che è stato estratto, più di 4000 insomma. E infatti eccola là la prossima destinazione di questa armata umana che proverà a distruggere questa base, e mentre lo farà viene dato campo libero a quest'altro albero della vita che arriva in posizione, pronto per mettere le radici in un'altra base. Questa qui si è ripagata ampiamente, costava un 300 di oro, ne estratti più di 4000, quindi ottimo. Sono curioso di vedere se vuoi, no, non ingaggia, no, non se la sente, giustamente, tanto ormai non ha senso attaccare quella base. Che senso ha attaccare questa base? No, nel senso, che senso ha difendere questa base? Una volta persa non è più una difesa, è un attaccare la posizione. Come fa male questa martellata? Meno male che l'incantatrice era lontana e non si è beccato un rallentamento. Addirittura si vengono alzati, guardate, gli antichi della guerra per provare ad assorbire un po' di danni. Partita tutta da giocare ancora, tutta da giocare.
Eccolo là. I nostri guerrieri stanno affrontando i Mi sento di dire in questo momento che è un problema avere soltanto 5 girocattoli. È vero che sono la contraerei per eccellenza, ma hanno pochissima vita. Qua, uccidere un girocattolo è molto semplice rispetto magari a un ippogrifo che è molto più difficile da tirare giù. E se questi girocatteri cadono, diventerà molto difficile per questi caster rimanenti fare il loro lavoro. Vediamo. In questo momento direi che ha avvantaggiato Moon. Intanto gli ippogrifi, vedete, inseguono i girocatteri che sono costretti ad allontanarsi dalla battaglia. Di nuovo uno scontro di quelli proprio epici, dove il nano proprio del mezzo della battaglia continua a martellare di prepotenza. E che cosa fa l'umano? Morde e fugge con questo Mountain King che subisce tantissimi danni e alla fine è costretto al teletrasporto. Eh sì, arriva GG. Bellissima partita, vinta proprio di bravura da Moon. Bella, 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 dove però entrambi hanno giocato bene e devo dire hanno sbagliato veramente, veramente pochissimo. Due grandi campioni. Ok, come sempre, io vi ringrazio per la visione di questo video. Se avete un matchup in particolare che volete vedere, datemi un vostro consiglio, il vostro feedback e cercherò di farlo vedere in un futuro replay che andrò a commentare. Io, come sempre, vi auguro quindi una buona giornata. Ciao ciao!